Bentornati ad una nuova puntata di Sport Today, speciale ciclismo. Ospite di oggi Marco Cannone, voce tecnica di Eurosport per la strada, ma soprattutto per quanto riguarda il ciclismo su pista. E allora vado subito a chiamare Marco, che dovrebbe già essere collegato con noi. Ciao Marco, benvenuto. Ciao Francesca, grazie dell'invito, come sempre. Grazie a te per essere qui con noi oggi. Innanzitutto, come stai? In questi giorni sei impegnato a Fiorenzuola con la Sei Giorni delle Rose, dove sei lì per fare tutte le sere il commento. Come sta andando? Ma guarda, sta andando molto bene, sinceramente. Come sempre l'organizzazione di Claudio Santi e tutto il suo staff eccellente, non c'è niente da dire. C'è un grande parterre di corridori, molto internazionale. Ieri sera è arrivato anche Lia Viviani e ha fatto vedere una bella gambetta, una bella condizione, insomma. Ecco, tu hai avuto modo di parlare con Lia, soprattutto in vista di quelli che poi saranno i giochi di Parigi? Sì, ho avuto modo e piacere anche di parlare con Lia. Scambiare quattro chiacchiere giusto per avere un po' un confronto. Insomma, Elia sta molto bene e con lui anche tutta la nazionale, tutti i ragazzi stanno davvero molto bene, stanno lavorando tantissimo. Tu considera che c'erano degli atleti che sabato erano impegnati a Gand e poi sono arrivati ieri pomeriggio a Fiorenzuola, quindi insomma la nazionale che si sta preparando a questo grande evento, oramai mancano 34 giorni perché il 5 di agosto si inizierà, e ho parlato tanto con Elia che ha fatto un periodo anche di lavoro in altura per poi fare trasformazione in pista. Mi ha detto che da oggi fino al giorno che inizieranno le Olimpiadi solo pista. Tu appunto, come hai detto, dal 5 agosto sarai al commento tecnico dei Giochi Olimpici di Parigi per la pista, con una sfida, Marco, quella di ripetere quanto fatto a Tokyo, se non addirittura di migliorarsi. Che cosa ti aspetti tu da queste Olimpiadi? Ma allora, personalmente mi aspetto grandi cose, è chiaro, sai, il punto di riferimento è dietro l'angolo, risale a 3 anni fa, dove il 4 di agosto ci fu quell'esplosione, no? Di emozioni che ha coinvolto tutti, e onestamente parlando ti dico, le aspettative come sempre sono alte, sono tante e sono alte. L'Italia, che comunque sia in ambito maschile sia in ambito femminile, è in grado di potersi giocare le proprie carte sia in ambito individuale sia in ambito di squadra. 4 agosto 2021, Tokyo, oro nel quartetto con Lamon, Ganna, Consonni e Milan. Tu pensi che quest'anno l'Italia possa riconfermarsi nell'inseguimento a squadre, oppure secondo te Danimarca e Gran Bretagna hanno qualcosa in più? Beh, sicuramente ti dico, tutti, anche noi come italiani abbiamo qualcosa in più, 3 anni in più. Quindi 3 anni anche di esperienze e di vittorie. Se tu pensi che dopo l'Olimpiade si è vinto un campionato europeo a livello di inseguimento a squadre, si è vinto un campionato del mondo a livello di inseguimento a squadre. Questo è successo anche nel settore femminile. Quindi ti dico, io ho grandissime aspettative. Danimarca, Gran Bretagna, beh, ovvio, vanno sempre messe in considerazione, anche la Nuova Zelanda. Ricordiamoci, già a Tokyo la Nuova Zelanda ci aveva fatto soffrire in semifinale, se ci ricordiamo bene, avevamo vinto proprio per 19 millesimi, un'inezia, e quindi ti dico, ce la giochiamo, io ho visto, ho parlato con i protagonisti, li abbiamo visti tutti al Giro d'Italia andare fortissimo, abbiamo visto Filippo Ganna ai recentissimi campionati italiani vincere la cronometro in un modo pazzesco, ma fare anche quarto nella gara su strada, che ti dà tantissima fiducia, no? Perché significa che comunque sta bene, c'è tanto fondo, il campionato italiano era molto duro. Io, guarda Francesca, sono onesto, sono sincero, io mi aspetto grandi cose, poi sai, vincere non è mai facile,
però so che stanno andando veramente molto forte. Mi sono confrontato anche col commissario tecnico Marco Villa proprio ieri sera, e lui stesso mi ha confermato il benessere degli atleti italiani in questa fase. Ecco, Marco Villa, che da un paio di anni segue anche il settore femminile. Le nostre ragazze, rispetto a Tokyo, sono cresciute tantissimo, sono maturate tanto. Tu pensi che l'allenarsi con i ragazzi, quindi essere a stretto contatto con i nostri ragazzi, vederli tutti i giorni in pista o comunque gran parte dei giorni, allenarsi con loro, loro che sono i nostri ragazzi, che sono considerati un punto di riferimento del ciclismo mondiale per quanto riguarda la pista, possa aver aiutato le ragazze a fare un ulteriore salto di qualità, un ulteriore step in avanti? Ma certamente. Allora, innanzitutto, sai, non che Dino Salvoldi ha sempre fatto non un grande lavoro, ma un grandissimo lavoro, però è ovvio che quando si inizia a lavorare con lo stesso tecnico, con le stesse metodologie, riesci a spostare quello che stai facendo nel maschile nel settore femminile, come hanno fatto anche le altre nazioni, ovviamente, e si sono visti subito, no, non i miglioramenti, perché ripeto, Dino Salvoldi ha fatto un lavoro pazzesco, un lavoro egregio, però è ovvio, la modalità nuova, avere lo stesso tecnico, magari si riesce anche a fare gli stessi lavori, a portare le stesse modifiche, questo ti dà la possibilità proprio di poter vedere l'evoluzione o eventualmente l'involuzione, quindi andare alla ricerca subito di sostituire qualcosa o qualcuno. Io ripeto, anche nel settore femminile vedo grandi margini, ripeto, le nostre ragazze comunque sono, adesso le vedremo poi alle prossime Olimpiadi, però sono ancora le più giovani, quindi poi sai, la verità, anche Gran Bretagna purtroppo ha perso Katie Archibald nell'ultimo periodo, quindi non bisogna vivere sulle disavventure degli altri, chiaro, però sai, sicuramente è un punto a favore, anche noi dell'Italia l'anno scorso abbiamo avuto vari problemi, Guazzini prima, Balsamo poi, Balsamo che comunque poco più di un mese fa ha fatto quella terribile caduta alla Vuelta a Burgos, insomma, quindi si arriva centellinati, no? Però con quelli che si arriva in grande condizione. Tu spesso anche durante le tue telecronache hai definito la pista come università del ciclismo. Potresti spiegarci meglio tu che cosa intendi quando parli di questa università del ciclismo? Ma lo riconfermo. Nel senso che, allora, in pista fondamentalmente, beh, ti dico solo questo, no? Già che comunque tu vai e non ci sono freni, già qui ti fa capire che devi avere degli skills, come si dice, no? Oramai con questi neologismi inglesi, devi avere delle attitudini a poter fare questa attività. L'università del ciclismo perché? Perché in pista si imparano tante cose, si impara a sentire l'odore del vento, non l'intensità, l'odore del vento. Perché? Perché devi stare sempre coperto, devi stare riparato, devi uscire gli ultimi metri, fai dei lavori su pista che su strada non riesci a fare, ma neanche in allenamento e neanche in gara, proprio perché, sai, è un ambiente totalmente diverso, hai un rapporto fisso, non hai il cambio di velocità, quindi devi imparare, devi capire che tipologia di rapporto utilizzare per non essere troppo agile, per non essere troppo duro. Quindi quando dico università del ciclismo intendo dire che è una di quelle aree dove davvero ti fai da solo, ti crei da solo, ti costruisci da solo, ed è uno dei posti più magici che ci possa essere. Tutto concentrato in brevissimo tempo. La gara più lunga è la Madison, che è 50 chilometri, che oggi dura 55 minuti, quindi ti dico, ed è la gara più lunga in assoluto, no? Contro le lungaggini delle gare su strada, che per fortuna esistono, però la gara su strada ti dà l'opportunità anche di correggere, se stai facendo un errore parli con l'ammiraglia, vai dietro, c'hai compagni, discuti, in pista spesso e volentieri sei da solo, quindi devi ragionare tutto nella testa, e la preparazione della gara avviene all'interno del box prima di salire in pista. Quindi
è tutto molto in rapida successione. Tant'è che ci sono sempre più ragazzi, sempre più ragazze che alternano la strada alla pista, e tanti insomma che fanno gare su strada spesso vengono ad allenarsi anche proprio magari a Montichiari o comunque in pista per affinare dei lavori che su strada non è possibile fare. Quanto è importante, Marco, la multidisciplina? Fondamentale. per me è fondamentale, è un punto dal mio punto di vista basico, no? Perché comunque, allora, abbiamo parlato di università del ciclismo parlando di pista, però ci sono dei lavori che devi fare in strada e viceversa, così come chi fa ciclocross, chi fa mountain bike, chi fa gravel, oggi BMX, noi abbiamo avuto nel settore veloce, che apro una parentesi, alle Olimpiadi, prossime Olimpiadi, ci sarà Miriam Vece a sostenere la velocità. È poi arrivata. Ah, perdonami, sarà lei a sostenere la velocità, ha qualificato due posti per l'Olimpiade, da che non ci siamo mai andati, da che ci andiamo. E nella velocità maschile, negli ultimi anni, sono stati prelevati dei ragazzi anche dalla BMX. Quindi questo ti fa capire, la multispecialità è decisamente un fattore molto importante, perché, ripeto, ci sono dei lavori che su strada non riesce a fare, ci sono dei lavori che su pista non riesce a fare, ipotesi, i corridori quasi tutti tendenzialmente fanno anche degli allenamenti lunghi, 3, 4, 5 ore, perché servono per fare un po' il fondo. Ecco, immagina di fare 3, 4, 5 ore su pista, scendi che hai un giramento di testa pazzesco, quindi utilizzano la strada. Quindi una attività è correlata all'altra, e poi dopo c'è sempre quella dove magari un atleta o un'atleta prevalgono. E appunto, tu hai parlato del settore veloce. Miriam Vece ha qualificato due posti. Quali possono essere a Parigi le ambizioni per questo settore? Ma io credo che comunque già partecipare a un'Olimpiade nel segmento della velocità sia un punto d'arrivo non indifferente. È ovvio che tu sai benissimo, Francesca, le Olimpiadi sono il livello massimo per ogni atleta. Arrivano ogni 4 anni, ok, quest'anno dopo 3 anni, per cose che sappiamo benissimo, però è un punto d'arrivo per ogni atleta. C'è gente che sognano di fare le Olimpiadi solo per partecipare alla cerimonia di inaugurazione, capisci cosa intendo dire, pur non avendo magari nessuna velleità di medaglia o di risultato. Io ripeto, si arriva alle Olimpiadi secondo me con delle ottime condizioni, e anche Miriam invece sarà in grado di fare il suo torneo della velocità, il Keirin, sarà in grado di fare quello che deve fare anche facendosi tantissima esperienza. Questo è importante, perché comunque sia, un conto sono gli europei, un conto sono i mondiali e un altro conto sono le Olimpiadi. Quella di Elia sarà l'ultima Olimpiade, quindi sì. Come lui stesso ha dichiarato più volte. Anche in ieri sera l'ha dichiarato. Cosa? Anche ieri sera l'ha dichiarato. Ecco, quindi in ottica futura, tra l'ultimo i giovani... Mi senti, Marco? Sì, ti sento, okay. Ti sento. Se posso lo ripetere. L'ottica futura per quanto riguarda Omnium e Madison, sì. Tra i giovani, vedi dei possibili ricambi e chi? Allora, sono molto, molto, molto giovani, sinceramente parlando, perché li ho visti anche ieri sera. Per esempio, ho visto Matteo Fiorin e Juan David Sierra, due ragazzini al primo anno tra gli under 23, nei juniores hanno vinto tutto quello che c'era da vincere, campionati italiani, europei e mondiali, e li ho visti ieri sera, ti dico, primeggiare, vincere volate davanti proprio anche a grandi campioni in maniera, non ti dico semplice, però preparati. Ecco, quindi diciamo un dopo Elia Viviani ovviamente è troppo presto poterlo individuare, anche perché Elia ha vinto tutto quello che c'era da vincere in grande stile e con grande fermezza. Ora, ripeto, replicare non è mai facile, però qualche elemento giovane ce l'abbiamo.
Allora, Marco, io ti ringrazio per essere stato qui con noi oggi, per questa bella intervista. Sicuramente torneremo a disturbarti durante i Giochi Olimpici di Parigi, magari anche poco prima dell'inizio, in modo tale da poter fare un punto a 360 gradi, insomma, di quello che poi andremo a vedere o di quello che staremo vivendo. Perfetto, guarda, sono sempre disponibile, non c'è nessun problema, anzi molto volentieri. Grazie Marco, noi siamo in conclusione, ringrazio Marco Cannone per essere stato nostro ospite oggi e come sempre anche Stefano in regia. Vi ricordo che Sport Today Speciale Ciclismo torna come sempre lunedì prossimo alle 18.25. Grazie per averci seguito ed una buona serata. Ciao Marco, grazie. Ciao Francesca, grazie a te. Ciao ciao.